Doveva essere il nuovo corso ed invece le corse sono spesso sospese o in ritardo. I disagi sulla linea 1 della metropolitana sono continui ed anche il nuovo treno entrato in servizio meno di un mese fa già fa i capricci ed è ai box, causa un problema al sistema informatico. Il sindaco Gaetano Manfredi spiega il blocco del nuovo treno della linea 1. Abbiamo sollecitato la CAF che ha una struttura di manutenzione qui ovviamente per i nuovi treni per intervenire perché è un problema del software di controllo però interno al treno che in alcune occasioni blocca il compressore. Quindi abbiamo chiesto un intervento immediato e siamo in una fase di rodaggio. Questo lo dobbiamo dire, però insomma, noi ci auguriamo che il problema venga risolto rapidamente perché non è un problema meccanico, è un problema informatico. Tra parentesi, la prossima settimana si intensificano le attività per il collaudo del secondo treno, quindi è molto importante che questo problema venga risolto rapidamente. Perché questo problema non mette a rischio le altre forniture dei treni? No, ma questo è un problema del software. Questi treni hanno dei software estremamente complicati che ovviamente per noi sono anche una garanzia di sicurezza perché intervengono continuamente a monitorare tutti i parametri di funzionamento e di percorso del treno. E questo il software nel caso per il compressore ci sono dei momenti che dà un allarme come quando noi guidiamo la macchina e teniamo la spia che ogni tanto si accende però questa spia poi non segnala in realtà un guasto e quindi è un malfunzionamento del software, quindi loro debbono intervenire subito, sono sicuro che lo faranno, quindi rimetteremo in linea subito il treno e questo poi aiuterà a calibrare il software anche per gli altri perché è chiaro che quello è lo stesso software che gestisce tutti i treni.